A noi mancano qualcosa come 500.000 euro l'anno di royalties derivante da una convenzione di società eoliche. Questa società ritarda nei pagamenti e ha bloccato i pagamenti già da qualche mese e se entro 6 mesi non arrivano soluzioni, il Comune dovrà comunque trovare delle soluzioni per garantire i servizi essenziali. Quindi si rischia il deficit. Allora, noi abbiamo ancora capienza per i prossimi 6 mesi perché nel frattempo abbiamo accumulato un avanzo di amministrazione importante. E la questione più importante non è le royalties, è il fatto che la società debba riconoscere al Comune il trasferimento di 4 torri eoliche. Noi questo rivendichiamo in maniera, diciamo, con forza perché per noi questo è il vero oggetto del contendere che servirà chiaramente a un'azione di sviluppo molto importante per il comune di Pietramonti Corvina e anche per i comuni dei Monti Che d'Agri. introiti si arriveranno con l'installazione di queste quattro pale Ma i conti io li lascio fare a voi. Il parco eolico produce, le 24 torri producono 15 milioni di ricavi, a noi ne spettano 4, fate voi i calcoli. Sindaco, cosa intende fare per il proseguo? Quali saranno le prossime azioni? Noi aspettiamo fiduciosi il giudizio del TAR, perché già in altre occasioni il TAR si è pronunciato a favore del Comune di Pietramonti Corvino, perché i contenziosi con queste società sono all'ordine del giorno. Aspettiamo anche che il governo dia una stretta, il prossimo governo purtroppo dia una stretta su queste cose e che garantisca di più i cittadini dei comuni dove queste torri vengono installate, invece così oggi non è. E questo però deve andare di pari passo anche con una politica energetica che i cittadini e le nostre comunità devono favorire. Quindi noi non siamo contrari, siamo a favore di un nuovo eolico e anche di un nuovo repowering. Chiaramente attendiamo per rispondere alla domanda, fiduciosi che il TAR ci dia ragione. Il Comune di Pietra è stato un po' innovatore su questa situazione delle pale eoliche. Intanto ci sono delle ultime situazioni che favorirebbero lo sviluppo di nuova energia, visto anche la situazione oggi geopolitica mondiale. Quindi? Sì, ha detto bene, secondo noi proprio anche la situazione internazionale, il grande dibattito che si sta sviluppando in questi giorni, proprio in questi mesi, circa la necessità, come dire, di rimuovere, come dire, no, questa dipendenza o comunque mitigare la dipendenza energetica che abbiamo dalla Russia, per esempio, e quindi la necessità di andare a costruire nuovi impianti energia pulita, questa cosa qui, questo ragionamento che stiamo facendo oggi va proprio in linea con questo discorso qua e se mi consente anche rispetto a un'altra cosa, cioè il fatto che nel post-Covid, no, non sono pochi ad aver scoperto l'idea di dover, come dire, invertire la tendenza e andare a ripopolare i piccoli centri. Ora io mi immagino un piccolo centro come Pietramonti Corvino dove grazie a queste entrate derivanti da questo parco eolico i cittadini non pagherebbero l'energia elettrica, sarebbe un incentivo proprio a intercettare queste nuove esigenze, questa nuova idea di andare a ripopolare i piccoli centri dove si vive meglio, insomma, alla fine. Anche se ci sono meno servizi, ma questa cosa renderebbe più appetibile, più. Con Rino Lamarucciola parliamo oggi come rappresentante di una minoranza, però oggi comunque anche la minoranza, come è stato detto in conferenza, è in linea con quella che è l'idea della maggioranza, del sindaco, perché comunque è un'idea che favorisce la comunità. Sì, indubbiamente non si poteva non convenire su questo percorso voluto dal sindaco, come dire, non tanto voluto ma concordato col sindaco. È un percorso che abbiamo concordato prima, abbiamo condiviso e abbiamo portato avanti fino ad oggi e che porteremo avanti ancora per la nostra comunità, senza distinzioni fra maggioranza e minoranza, maggioranza e opposizione.
nei nostri comuni, e spero che questo possa essere anche un segnale per il dopo, questo percorso amministrativo che si sta concludendo, cioè quello di giungere, come dire, ad una lista unitaria, un qualche cosa di unitario dove si possa rappresentare l'intera comunità petraiola negli interessi della stessa comunità.